C'è l'avvocato Furno, Eric Furno, che invito un attimino solo perché mi avevano detto che voleva contribuire con un piccolo contributo tecnico. Grazie dall'ultimo episodio. Assolutamente, grazie. Non posso dire a quale comune della penisola sorrentina si riferisce perché c'è causa in corso, però concessione demaniale, muore il decurius, prima di morire aveva fatto la cessione di azienda, da un lato c'è la cessionaria, dall'altro ci sono gli eredi del decurius che entro 6 mesi dalla morte hanno fatto rituale istanza di subingresso nella concessione. Ricordo a me stesso che la pubblica amministrazione è il comune che deve decidere se l'aspirante concessionario ha i requisiti tecnico-economici per poter aver diritto alla concessione. Detto questo, brevissimo, se gli spunti sono tanti, certamente scontiamo un cumulo di competenze, Stato, Demanio, Capitanato dei Porti, Regioni e da ultimo i comuni. Innanzitutto selezione di candidati, è stato detto, e non gara, anche perché dal 1 luglio 2023 entra in vigore il codice degli appalti e non ne usciamo più fuori da qua dentro. Detto bene il Presidente Aghina, ci lascia uno spiraglio la Corte improvvida, l'iniziativa del Presidente Tarpuglia, 2 volte improvvida. Il Presidente Aghina, con un'eleganza molto più forbita della mia, ha parlato di caporetto giurisdizionale. La verità è che il Presidente Tarpuglia non si è voluto stare al dictum dell'adunanza plenaria e ha tentato questa carta che è definire incosciente del popolo, perché noi tutti, la sentenza era altissima, ma noi tutti l'esito lo sapevamo già che era negativa da questo punto di vista. Quindi ha finito di rendere tombale una giurisdizione che era chiarissima. Non di questo ha detto il Presidente, sempre più forbito di me. In pratica la Corte di Giustizia Europea ci ha lasciato uno spiraglio. Lo spiraglio, secondo la giurisprudenza comunitaria, che viene lasciata agli Stati membri. Questa discrezionalità, è ripetuta anche nella sentenza, riguarda sia il nazionale sia il locale. Quindi ha detto benissimo il Consigliere Di Martino, case by case, caso by caso, caso per caso. Cioè questa è una caratteristica della giurisprudenza comunitaria. Retroattività, è stato rimproverato giustamente, ha ragione, devo dire che la sentenza della Corte perciò è stata improvvida, la sentenza del 20 aprile ci spiega esattamente che è inutile tentare di far passare l'obbligo dal partire dal 28 dicembre 2009. La norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima di tale sentenza. Quindi sembrerebbe una pietra tombale, benissimo. Richiamo la sentenza proprio impresa, d'accordissimo, per carità. Richiamo altri precedenti, tra cui uno che parla dell'effetto delle sentenze di una Corte Costituzionale, il famoso dialogo tra le corti. Benissimo. Però mentre io leggevo questo, pensavo a una sentenza, se non sbaglio, la 10 del 2015 della Corte Costituzionale, la famosa sentenza sulla Robin Tax, o meglio di Robin Hood Tax, cioè il governo Draghi, per fare soldi, tassa i prodotti, le società petrolifere con un surplus, eccetera. E la Corte, dichiarando illegittima la disposizione, si inventa che cosa? Non è, si inventa che la sentenza ha effetto solo per il futuro e non per effetto retroattivo. Allora scusate, noi che ci troviamo in questa situazione, tentiamo di, a meno di ammettere una decisione, visto che la magistratura, questa è un'attività di supplenza, l'adunanza plenaria, le 2 adunanze plenarie del Consiglio di Stato, che poi sono state ripetute, mi pare che l'ha richiamato il consigliere Di Martino, c'è stata anche, sempre la Puglia, comune di Ginosa, comune di Manduria, è stata ripetuta anche dalla sentenza del Consiglio di Stato 1 marzo 2023 numero 2192, giusto? Il primo marzo, esatto, che ha ripetuto quello che c'è. Allora, la possibilità è questa, o la si interpreta appunto cercando di salvare almeno le vecchie concessioni, siamo d'accordo sulla la sentenza, dice chiarissimamente che si applica sempre, eccetera, oppure è la fine, insomma, detto con la massima sincerità. Un'ultima osservazione,
tra i criteri di selezione, la legge sulla concorrenza di Draghi privilegia anche chi ha già esperienza diretta nel settore. E questo potrebbe essere un criterio da valorizzare. Da valorizzare, cioè valorizzare chi è già del settore e chi ha quindi il know-how, diciamo noi, per cose. È pur vero che la legge Draghi sulla concorrenza, che poi prevedeva dei decreti delegati, l'ha richiamato il Consiglio di Martino, tutta la storia, entro febbraio di quest'anno, poi è arrivato il governo Draghi, eccetera, e così via. La Corte europea, la Commissione europea ha già ripetuto che ci sarà la procedura, rischiamo nuovamente la procedura di infrazione, la prima procedura di infrazione del gennaio 2009, eccetera. È pur vero che però anche i canoni vanno a gara, e questo è il pericolo, perché poi chi ha un minimo di esperienze di gare sa che molte volte si gioca al ribasso pur di conseguire ottenere la concessione. È un mare di guai, aspettiamo i provvedimenti del governo, perché certamente il governo non è contrario ai balneari, questo è sicuro, perché è una mole enorme di voti, ma un'altra cosa volevo dire, nell'indennizzo va compreso l'avviamento commerciale. Il concessionario non è un bagnino, è un operatore turistico, un imprenditore turistico. Qual è la definizione di imprenditore? Scambio di beni e di servizi da chi è un soggetto di vita in modo prevalente. Quindi va dato l'avviamento commerciale. Non gli potete levare, in base alla vecchia norma del codice della navigazione, realizzato imponendogli o di demolirlo o di non avere nulla in cambio. Va dato l'avviamento commerciale. Certo, se io avessi come concessione la Canzone del Mare, ammesso che ne avessi le possibilità, avrei un surplus di avviamento commerciale, camperei io e la mia generazione successiva, senza lavorare più, non fare più il mestiere che faccio. Va bene, grazie, vi chiedo scusa. Grazie.